Salve a tutti, io sono Drone Gamer e bentornati nella seconda stagione di Desert Skies per l'ultima volta purtroppo, signori. Oggi raggiungiamo la fine della mappa e costruiamo un nuovo intero piano per la zatteronza volante, completandone finalmente lo sviluppo, ma ahimè anche il gioco stesso. Buona visione! Signori, è un triste giorno per il telone, non solo perché molto probabilmente questo sarà l'ultimo episodio, cioè siamo arrivati in fondo alla mappa, ma più che altro perché editando il video della scorsa puntata mi sono accorto che non ho recuperato il Wobbled a casa dello sceriffo. Vabbè, ci possiamo ritornare nel giro di pochi minuti e oh mio Dio, dato che ho ricaricato la partita e respawnato il cristallo, ma buongiornissimo piccolo stellino, vieni da papino, me l'ha dato sì un cristallo alieno e visto che sono da queste parti facciamo barba e capelli a questa agave, ottimo. Signori, la nostra zatteronza comincia a starmi stretta. Direi che ci serve un ulteriore piano, in fin dei conti. La precedente zatteronza era a due piani, se ben ricordo. Allora, vediamo un po' come organizzarla, perché tecnicamente qui abbiamo già un terrazzino. Potremmo lasciarlo, il suddetto terrazzino, e costruire una zona più larga qua sotto. Voglio fare un magazzino, mi serve un magazzino assolutamente, anche se siamo sul finale. Questo non vuol dire che non possiamo ristrutturare. Allora, ci servono delle scale. Dimmi che posso abbattere questo. Che è successo? Mi sono spaventatissimo. Ho l'inventario pieno. Ok, della serie meglio che nulla. Purtroppo mi restringeranno un po' il nostro corridoio, ma un telone purtroppo si deve accontentare. Abbiamo la rampa oppure le scale. No, le scale sono decisamente molto, ma molto più tecnologiche. Gioco, bravissimo, fammi una roba del genere. Devo solo fare attenzione quando scendo queste a non volare di sotto boom, e scappotarmi malissimo, altrimenti avremo un bel problemozzo. Allora, per mia fortuna abbiamo accumulato una grande quantità di legna, chiodi e chi più ne ha più ne metta. Probabilmente non riuscirò a finire il lavoro entro la fine dell'episodio odierno. Mi viene da dire, quando aggiorneranno il gioco? Mai. Non lo aggiorneranno mai, tristezza palata. Adesso vedo se casomai... Ho già finito tutto, ma porca la miseria. Dicevo, vedo se casomai riesco a ottenere tutte le risorse necessarie e quantomeno costruisco la struttura principale, le mura... Chi più ne ha più ne metta, depositami tutto l'alcol, maronne, mi sale un alcolismo over 9000 che voi non ci avete idea. Aspetta, deposita qua un po' di legna, metti qua il resto delle bottiglie, le risorse ci stanno. Mi sono fatto fuori tutta la legna, ma per davvero ne avevo da parte? Beh, chiodi sicuramente, chiodi ne abbiamo veramente uno sfacelo. Qui abbiamo altre tavole, qui ancora più tavole, cos'era? F per prenderne 10, oh, ok, non ho abbastanza risorse, ma voglio dire, stiamo tecnicamente tentando di costruire un intero piano della zatteronza in un'unica volta. Ah, oddio, già così sarebbe più che sufficiente. Ci viene fuori un magazzino di tutto rispetto, a mio avviso. Vediamo un po' se riusciamo almeno a piazzare un po' di pareti. Vorrei fare una cosa anticonformista. La porta leggermente rientrante e kismay. Nonostante questa scelta mi farà sprecare un po' di risorse, facciamo sbadonchete. Non ci sta malissimo, per dover di cronaca. E il resto, parete. Maronne di baghete. Gioco, io ti voglio bene, ma perché con te deve essere tutto così maledettamente complicato? Allora, aspetta, mettiamo quindi una finestra qui. Cerchiamo ovviamente di fare il tutto il più simmetrico possibile. Ok, non ci servono 8 milioni di finestre. Però cerchiamo casomai di farla il più simile possibile alla parte sopra. Ah no, aspetta, qui siamo più lunghi, quindi le finestre non saranno simmetriche. Il che forse è meglio, signori, il che forse è meglio. Però mica mi dispiace, ma che spettacolo. Sì, avremmo bisogno di 8026 lampade, ma insomma ci siamo capiti. Come ho detto, ci interessa solo una struttura di base. Peraltro, maronne, mi sono spaventato di nuovo. Dicevo, siamo atterrati nei pressi di una miniera di oro. Non che ci serva dell'oro, voglio dire, siamo messi abbastanza bene. Scusate, che poi magari volo di sotto quando la sera sono mezzo imbriaco. Oh, decisamente molto meglio. Tipo, questo lo possiamo togliere, anche perché siamo pieni zeppi di acqua. Già a questo piano, voglio dire, c'è un tanicozzo, un serbatoio, un contenitore laggiù. Qualcosa mi invento, gente, qualcosa mi invento. Scusate che mi è salito un leggerissimo alcolismo. Tu continua a far tutto, cuccati un po' di legna. Stiamo accumulando anche troppi minerali alieni. Gioco, prima o poi mi dirai a cosa servono. Aspetta che vedo di depositare della agave. Ecco qua, un po' ne ho sprecata. Ma come ben sapete, non è un problema. Voglio dire, all'inizio abbiamo avuto qualche rogna lungo il percorso, ma per il resto ci siamo comportati uber bene. Ok, mi piace già quello che vedo. Non mi piace il fatto che sono poverrimo di risorse. Da quest'altra parte ti sei fumato, anzi bevuto tutto l'alcol. Qui abbiamo altri 25 chiodi. Ok, avevo dei lingotti per fortuna. Il problema è che mancava che... Ovviamente gioco doveva rompere le balle. Vai gioco, ce la puoi fare, ho fiducia in te. E a posto. Ok, nel frattempo tu continua a produrmi bottiglie da questo lato.
Lingotti, come non ci fosse un domani da quest'altro. Celegna, sperem. O nella peggiore delle ipotesi ci sono un po' di alberi che gentilmente, mi auguro, responeranno, scusi, all'occorrenza. Non mi metto neanche più a produrre lingotti d'oro, perché come ho detto non mi giro più. Abbiamo decisamente troppe risorse. Resta spazio solo per una bottiglia. Ok, stop all'alcolismo. Diamoci una regolata. Come ho detto, sì, torniamo dallo sceriffo. Non è sto gran problema. Però siamo onesti, questi contenitori, sì, occupano una marea di spazio, però sono veramente carini. Quindi facciamo spadoinchete. Vorrei metterne un altro. Ci fosse la possibilità di allinearli più correttamente, il telone sarebbe un ometto decisamente molto ma molto più felice. Peggiore delle ipotesi, se metto una mensola con una lucina sopra, le cose si potrebbero fare molto ma... Ok, molto interessanti, va, va che spettacolo, no? Grazie ad alcolismo siamo messi anche troppo bene. Possiamo fare un deposito di vetro, vediamo un po'. Ok, sì, però ne ho poco, purtroppo sono povererrimo da far schifo. Un deposito di lingotti d'oro? Ma non si vede nulla, mi serve la luce, potrebbe essere qualunque cosa. Vabbè, devo ricordarmi che adesso abbiamo due piani. Ho capito, Ciccio, c'hai sete, c'hai fame, c'hai le tue cose come ogni santo episodio. E io c'ho l'alcolismo? Aspetta, non troppe... Non dovevo neanche prenderla probabilmente. Aspetta un attimo, eravamo anche pieni zeppi di scatolette. Ho scoperto che non puoi mettere da parte le scatolette, quelle già cucinate e tutte cose. Questa lasciamela qui per adesso. Ma puoi farti tranquillamente un deposito di scatolette ancora da cucinare. Perché? Perché è un gioco che non è mai stato sviluppato completamente per dover di cronaca. Posso fare un deposito di sassi? Perché ne abbiamo... In teoria c'è il deposito di minerali e via dicendo. Vuoi che non ci sia il deposito di sassi? Così possiamo toglierci dalle balle un po' di queste risorsine. Vediamo un po' se è fattibile. Non lo so, signori, Però serve decisamente molta ma molta più luce. Se no non riesco a godermi il mio magazzino tutto bello ordinato, che per adesso è ordinato, gente. Allora, vediamo un po', qui possiamo mettere minerali e bende, in caso di necessità della serie, perché no? Oh, ragazzi, non verrà precisissimo, come ho detto più volte, si fa quel che si può, quindi non triggeratevi male nei commenti, LON, la simmetria, LON, i miei occhi cosa stanno vedendo e tutte cose, per adesso fanne tre. Possiamo fare un deposito di agave, in effetti siamo super pieni di agave. E voi direte, LON, ma ogni volta devi fare i chilometri avanti e indietro. Lo so. E solo per una sorta di... Oh mio Dio, quanta roba che c'ho nell'inventario. Ah, questo è problematico. Di valenza estetica. Senti, depositami per adesso qua la fibra. E che l'alcol mi ha un po' fregato, purtroppo. Che detto così, suona male, ma insomma ci siamo capiti. Allora, deposita qui l'agave. Ma che bella, sembrano tipo uova di dinosauro. Anche i minerali alieni posso depositare. Minerali alieni. Questo vuol dire che possiamo anche depositare tranquillamente l'asteroide alieno. Sì, vai. Ne avevamo un bel po' di campioncini da parte. E sono anche pieno zeppo di carbonella. Vai, depositala tutta qui. Ok, questo rende molto di meno. Potevo anche accendere la luce. Aspetta, tutta qua? Ah no, ne ho messo io solo 10, sono stupido. Aspetta, aspetta, aspetta. Quindi vuol dire che abbiamo ancora minerali alieni. Oh, bello. Bello, molto rilassante tutto ciò. Ma che bello, mi piace il suo lavoro. Sono fiero, ne abbiamo ancora? Sì, a quanto pare ne avevo ancora. E il limite è 50. Avremo bisogno di molti più depositi della carbonella, signori. Questo è poco, ma sicuro. Non posso mettere mensole qua? Perché? Gioco, te sei programmato in maniera particolare. Senti, sgnaccami casomai una mensola qui e una mensola. Maronne, stanno calando le tenebre. Da quest'altro sbadonchete lato. Tuttavia temo che mi serviranno un sacco di cose. Vetro, colla e l'alcol burner. Ti pareva che mancavano risorse. E come ho detto, stanno calando le tenebre. Aspetta, ve l'ho spostato, quindi non si vede una ciola di niente. Ti servono delle cose. Ma perché serve sempre qualcosa? E sono ovviamente volato di sotto perché ero abituato a prendere la strada più breve. Dammi dell'alcol, porco cane. E dobbiamo produrre, porcaccia la miseria che non si vede una ciola di niente, decisamente molta più colla. Per la colla serve la carbonella e serviva della fibra. Maronne, aspetta. Beh, decisamente dobbiamo fare un deposito di fibra, ragazzi. Ne abbiamo troppa. E ora che ci penso bene, possiamo fare anche un deposito di tutti i frutti del cactus. Tanto ci conviene accumularli per l'inverno. Arriverà mai l'inverno in questo gioco? No, è già morto, quindi è morto in estate. Figuratevi, questo non vede neanche l'autunno. Insomma, ci siamo capiti. Vai, raccogli tutte cose. Olè. Buongiorno, signori, come va? Tutto bene? Ci avete l'aria un po' smorta. Anzi, ora che ci penso bene, dovrei avere un vostro cuginetto da appendere tipo qui a lato. E
Voilà, perfetto. Sì, lo so, è un po' asimmetrico, gente, non scassate la ciolletta. Allora, ritornando a noi, dovrei, credo, spero, mi auguro, avere tutti gli ingredienti. Ho fatto scorte praticamente tutta la notte. Senti, mettila un po' più centrata, così dovrebbe fare luce in maniera più omogenea. Però no. Speravo che la luce superasse tipo le barriere, tipo lo scaffale e via dicendo. Fa luce, non dico di no, casomai ne mettiamo una anche un po' più bassina. Sentite, le risorse abbondano a bordo della zatteronza del telone, quindi è inutile preoccuparsi più di tanto. Però direi decisamente molto ma molto meglio. Per adesso deposita qua un po' di vetro. Verrà un lavoro impreciso, gente, perché non possono essere tutti regolari. Vediamo un po'. No, ok, rimarrà uno spazietto di lato, ragazzi. Mi dispiace, non si possono fare i miracoli e non posso rispostare tutto. Allora, ritornando a noi, potremmo fare un deposito per cos'era, le scatolette? Ah no, questo contenitore non è adatto alle scatolette. Però ci possiamo mettere tutti i frutti, vediamo un po'. Ne ho una marea di sopra, cioè intendo proprio una quantità industriale. Ecco qui ed ecco qua. Anzi, aspetta, tecnicamente questi dovrebbero stare nel mio inventario, perché stanno sempre nel mio inventario. Ma non mi metto a fare il puntiglioso, perché tanto ne abbiamo una quantità spropositata. Ma che belli, cioè non sembrano neanche frutti, sembrano più minerali che altro. Ne vuoi ancora? No, il massimo è 30. E infatti me ne restano 4, va benissimo. Accetto molto passivamente tutto ciò. Da quest'altra parte potremmo mettere la fibra. Oh sì, la fibra assolutamente. Spec, quanta ne ho nell'inventario? 29? Ma guardala, sembrano delle verdure pronte per essere mangiate. Sembra del sedano praticamente. Beh, questa me ne potrei accumulare almeno una cinquantina, voglio sperare. Oh, come ho detto, è tutto molto più esteticamente piacevole da guardare. Posso avere un deposito per i funghi? Ah sì, le scatolette erano da quest'altro lato. Per adesso depositale lì volgarmente. Dove eravamo? Da quest'altra parte continua a depositare tutto. Sì sì, mi sa che si fermerà purtroppo a 50. E... no, va oltre. Forse 60? Ah, ne ho solo 58 io. Beh, in realtà ne ho ancora da parte. Ma vabbè, dettagli. Approfittiamo di questa meravigliosa giornata di sole prima di ritornare indietro a recuperare il Wobbled dello sceriffo. Vediamo casomai di scendere rapidamente in miniera. Scusate. Oh, sì. Oh. Oddio, non è che ho troppo spazio nell'inventario. Ma insomma, ci siamo capiti. Ne approfitto intanto per recuperare legna, fibra. No, l'olio di fibra non ne hai bisogno. Se qualcuno se lo domandasse, questa è una miniera di oro. Perfetto. Oh, no. No, aspetta, non ho... Oh, sì, ho delle bende con me. Ho delle bende in caso di necessità. Oh! Oh! Oh no! Questa è un'altra miniera. Ok, e vediamo di volare di... So... Oh! Oh! To! Ok, a posto, sono vivo, non si sa come. Neanche la scienza del parkour se lo riesce a spiegare. Aspetta, evita di drogarti. Male coi funghi. Lon, l'unica persona che si droga per errore. Lasciamo stare, è un mondo difficile anche per il telone, altre bende. Molto probabilmente dovremmo utilizzare i funghi, neanche li recupero, per inciso. Non è che mi nutrano più di tanto. Oddio, se poi scopro che posso fare il contenitore adatto, ciccio. Senti, cuccati un paio di bende, perfetto. Che poi non ho capito, cioè, ti bendi i polmoni? Perché penso che i tuoi polmoni non siano messi bene dopo aver sniffato sta roba. Piano, piano. Oh, abbiamo un bel deposito di... carbone? Sì, una gigantesca immane quantità di carbone per il telone. Vai, recupera tutte cose. Aspetta che c'è sicuramente qualcos'altro. No, neanche un campioncino. No, gioco dice no. Però abbiamo un'altra vena. No, voglio l'altro attrezzo. Anche da quest'altra parte. No, che vabbè, dopo butto via la roccia che mi occupa spazio nell'inventario. Tanto possiamo fare rumore qua sotto quanto ci pare e piace. Il bastardone, in teoria... non ne dovrebbe essere attirato. Va che per essere una zona separata della miniera, l'area era molto più grande, spadocchiate, del previsto. Ok, proseguiamo. Mi ero completamente dimenticato che tecnicamente questa è una miniera d'oro. Sì, però il tuo piccone, Lonino, non durerà all'infinito. Se si rompe mi incocchio. Aspetta, aspetta, aha, lo dicevo io. Proprio perché è durato tantissimo fino adesso. Anche se la barretta secondo me ci mente, eh. Non fidatevi della barretta, non fidatevi del crollo. Oh mio Dio, non ci credo mai nella vita. Lo hai fatto per davvero. Quindi una zona segreta con un'altra zona segreta. Wow. Ok, ormai ci si è passato avanti. E abbiamo trovato zolfo. Qualcuno vuole dello zolfo? Non fate complimenti. Ne abbiamo. No, ho sentito, ho l'inventario pieno, vero? Ah sì, c'avevo le maledette rocce che ci rompono le scatole. Grazie, questo zolfo me lo prendo io. Olè, olè. Il problema non è lo zolfo, il problema è sempre quel cocchio di salnitro per fare i proiettili. Direi che abbiamo ripulito tutto. Posso ritornare sulla retta via? Beh, più o meno retta, insomma, ci siamo capiti. Ok, questa galleria è talmente intricata che mi sono perso un paio di volte. Stendiamo un velo pietoso. Questa corda la prendo io. No, grazie ad acqua, siamo messi anche troppo bene. È una cagata che lui non possa utilizzare un oggetto
invece che immagazzinarlo. Se ti rompi adesso, sei un pezzo di erba. Ok. Tanto l'oro non ci serve più, gente. Abbiamo... ah, che legata. Dicevo, abbiamo anche decisamente... Vado anche te, troppi proiettili. Dov'è la barretta? Chi... è sparita completamente. Cosa sta succedendo? Ok. Quanti ne ho accumulati? Già 15. E direi che ce n'è un'altra per davvero. Vado anche te, vado anche te, vado anche te. Ok, non è esploso. E recupero anche queste pepitozze. A posto? Sì, leviamo la tenda, gente. Cos'è che mi ha drogato male? Ma stiamo scherzando. Cuccati un'altra benda. Un altro deposito di zolfo. Ciccio, non so davvero più dove metterlo. Cosa? 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 Ma stati una calmata, mi hai fatto stracagare in mano, razza di idiota. Ok, l'onino salva la partita. Se la canni adesso te ne prendi tante. Ma ta... au. Come la mettiamo? Ma porca miseria. Puoi recuperare i tuoi oggetti dall'entrata della caverna. Non sono triggerato malissimo. Devo anche fare attenzione, perché se il cercatore spunta adesso mentre sto tornando indietro, sono bello che fregato. Com'è? Recupera tutto. E G. Ok, va, che roba. Mi ha mantenuto anche l'ordine all'interno della hotbar inferiore. Oh, mi piace quello che vedo. Allora, facciamo finta che non sia accaduto nulla. Tanto comunque avevamo ripulito tutta la zona, quindi non mi dovrei decisamente lamentare. E sbadoinchete. Olè. Sì, dai, senti, abbiamo recuperato abbastanza legno. Quanto oro ho recuperato? 19, non so dove metterle. Potessi automatizzare la produzione, sarei un ometto felice. Però sì, allo stato attuale sto coso è brutto da far schifo. Come la mettiamo, gente? Vabbè, lasciamolo lì per adesso. Mi inventerò qualcosa. Ma che belli, ma che belli. Mi piace veramente un sacco. Sono proprio felice. O facciamo un deposito secondario per le altre pepite d'oro? Perché non ho idea di come rimediare. Allora, senti, facciamo una bella cosa. Aspetta, dammi un po' di carica qua dietro, che il nostro motore ha visto decisamente giorni migliori. E ok, mi ritengo soddisfatto. Metti via l'ascia, non fare follie. Sbado anche te uno, sbado anche te due. Dove boia stava lo sceriffo? Dobbiamo virare giusto un attimino. Gente, abbiamo il vento a favore. Non succede mai praticamente. Allora, ritornando a noi, aspettate che sgnaco dentro un pochettino di carbone, visto che ne abbiamo, perfetto. Il resto lo potremmo accumulare, ma come avete visto stiamo cercando anche di svuotare tutte le varie chest. Aspetta, sì, l'intenzione è quella. Poi quando guardi il mio inventario capisci che ci sono un po' di difficoltà tecniche. Aspetta, non volo di sotto adesso. Ma vabbè, dettagli, senti, deposita. Ah, non posso mettere più di 5, no! Ma come, le nostre uova di dinosauro? Mi sento fregato nel profondo. Senti, la possiamo sgnacare qua dentro, che dici? E vabbè, mezzo è praticamente sprecato. Non ho altre bottiglie di vetro. Devo darmi una mossa perché siamo praticamente ritornati indietro. Sbado anche te uno e sbado anche te due. Stessa cosa, io tutto, non vedo niente. Anche da quest'altra parte. E casomai qua mi ci metti una bella finestra. Non mi ci metti nulla perché abbiamo finito i chiodi, porco cane. Sì, vedo la casa dello sceriffo laggiù. No! Le scale, l'onino, si salgono da questo lato. Ma chiodi ne ho prodotti io, in teoria. Solo 15, ma come solo 15? More chiodi, cucati... ah, hai finito l'alcol, scusa, tranquillo che di alcol ne abbiamo a sufficienza. Non fare complimenti. Porca miseria, il contenitore dell'oro è praticamente pieno. Ho messo due pepite e basta. Aspetta, aspetta, aspetta. Casa dello sceriffo, aspetta, dov'è il comando? Il coso, gira tutto, via tutto. Siamo arrivati anche giusto in tempo perché stanno calando le tenebre. Tra po', non ne suggeriamo. Devo atterrare vicino, non devo atterrargli sopra. Ok, scendi. Scendi. Marone, ragazzi, va che atterraggio per fia. Vabbè. No, vabbè. Se ci provo un milione di volte non ci riesco. Allora, vediamo per adesso di andare a dormire. Buongiornissimo, casa dello sceriffo. Le risorse non saranno respawnate. Beh, non ci siamo allontanati abbastanza, ma il frutto alieno c'è. Oh, ok, dopo vado a recuperarlo. Allora, dove potrebbero aver messo tutto? In verità me l'avete detto nei commenti, quindi è inutile che cerco. Mi hai detto di guardare sotto le scale. Davvero. Oh mio Dio, abbiamo il wobble dello sceriffo. Non me ne sarei accorto, siamo onesti, in nessun universo parallelo. No, 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 è tutto vuoto purtroppo. Però, e però niente, l'onino, porca la miseria. Non c'ha gli strumenti in oro. Ero tutto gasato io. Ho detto, vai che lo recupero. No, lascia stare l'agave, ne abbiamo anche troppa. Ormai l'alcol non ce ne serve così tanto. Ma porca la miseria. Oh, oh, direi che il bastardo... oh, no, mi intercetti. Oh, corri, 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 corri più veloce, corri più veloce, corri più veloce, molto più veloce. Vai, 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 vai. Ma dai, all'ultimo, ma sei un pezzo di... sbado anche te, erba. Ero praticamente arrivato, mi ha preso al volo. Ti odio nel profondo.
Oh, va che fortuna che non avevo costruito ancora la finestra, ma provvediamo. Sbadonchio te, immediatamente si è offeso e è andato via. Gesù, Giuseppe e Marilyn Manson. Ok, signaca tutto dentro. Mi sa che qua possiamo arrivare a 100 unità di fibra. Molto probabilmente. Tuttavia, c'ho un po' di fame. Ok, direi decisamente molto meglio. E mi sono accorto adesso che la nostra vita decisamente non era al 100%. Però quanto è bello il mio magazzino, guardatelo. Che poi, detto tra noi, visto che siamo pieni di terriccio e via dicendo, nessuno ci vieta, casomai, lo snichiamo qua in parte molto ma molto volgarmente, di mettere un altro po' di questi contenitori per risorse irregolari. Ma perché qua no? Perché qua no? Cosa? Ah, perché non c'hai le corde. E non capivo dove fosse il problema. Portate pazienza, gente, sono un ometto con problemi. E voi giustamente direte, sai che novità, Lunino. Ok, segnacane giusto un altro, così giusto per simpatia. E ho finito le corde. Allora, ritornando a noi, qua ci possiamo mettere una grande quantità di terriccio. E io ne ho tantissimo. Perfetto, poi fertilizzante no, è un problema. Polvere da sparo, saltpeter, sand e zolfo. Zolfo sì, ne ho trovato una quantità spropositata là sotto. E ho liberato il mio inventario, casomai. Non triggeratevi male nei commenti, perché le due strutture sono un cicinino differenti. Fatemi piazzare anche un paio di questi. Volevo metterlo dritto. Dai, gioco. Vabbè, è abbastanza dritto. Uno e... ne posso mettere due? Non ci sono problemi. Ecco qua. Sfora giusto di un paio di pixel. Dicevo, un bel contenitore extra in cui depositare, dove boia stai, tutto quell'oro che ho nell'inventario. Ok, e da quest'altra parte i cristalli alieni. Vediamo un po'. Luccicosi, cioè ne ho solo due. Forse ne ho qualcuno extra nell'inventario di sopra. Vabbè, Lunino, leviamo le tende, tanto che ci siamo. Direi di esplorare casomai questa zona da questa parte. Quindi vira, vira tutte. Sto premendo il tasto per virare. Oh, ah, non ho acceso il motore, scusi. Cioè, quando c'ha ragione, lei c'ha ragione. Ok, dovrebbe poter procedere da solo, disse il telone, prima di accorgersi che non aveva tirato la leva, yeye. Signori, ci siamo esplorati buona parte di questa mappa, se non praticamente tutta. Come ho detto, probabilmente abbiamo lasciato indietro qualche location. Ci fosse una sorta di teletrasporto, sarebbe un miliardo di volte più pratico. Ok, dovrebbe essere tutto autonomo. Ogni tanto controlliamo la mappa se comparisse qualcosa. Questa è vuota, no? Ancora no. Ma lo è adesso e finalmente posso togliermi dalle balle sta cocchio di chest. Olè! Anzi, in parte alla nostra caldaia, direi che cosa buona e giusta, casomai, fare un contenitore extra in cui mettere il carbone. Aspettate che volevo metterlo dritto, non sarà dritterrimo, perdonatemi nei commenti. Ecco qua, deposita tutto. Vai, e recuperiamo. Guarda quanto ne abbiamo, aspetta, no, volevo prenderlo tutto, grazie molto. Detto così suona male, ma insomma ci siamo capiti. Probabilmente ne immagazzineremo forse una ventina di unità al massimo, vediamo un po'. E... no, 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 sta salendo. Sta salendo un sacco. Bene, 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 bene. Ci sta tutto? C'è stato tutto e ne abbiamo altri 5 per dover di cronaca. Probabilmente ne accumula 50. Un po' come il nostro deposito di oro e di ferro e tutte cose. Aspettate che continui intanto, sì, lo so. A far lingotti, cos'è che ti manca? Ti manca questo, poi quest'altro. Perfetto, sbadonchete, ribadonchete, tribadonchete. Gioco, dici che c'è qualcosa? Gioco, dice, c'è stagnacciola di... beh, siamo andati strafuori rotta. Ah, abbiamo il vento che ci rema contro, ovviamente. Non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra di vedere una sorta di spiazzo libero laggiù. Vabbè, lo scopriremo tra poco. Ok, come ho detto, procede tutto abbastanza tranquillamente. Aspettate che, ridendo e scherzando, anzi sudando come un disperato... Marone, non so da voi gente, ma qua in Veneto, vi giuro, sto sudando anche l'acqua che non ho ancora accumulato. Porcaccia la miseria, se sta a morire caldo. Ah, ok. Sì, gioco, non mi laggare. È il caldo. Sta facendo laggare anche il mio povero computer. Gioco, è una calmata. È tutto svarionato quest'oggi. Deposita intanto le corde extra che non mi servono. E mi ero dimenticato del wobble e dello sceriffo. È vero, signor sceriffo. Oddio, oddio, oddio. Aspettate che sono tutti eccitati. La aggiungiamo alla nostra collezione. Cortesemente non mi spari a nessuno. Aspettate che lo volevo raddrizzare un attimino. E vado anche te. Perfetto. Ma che bella cosa, guardali tutti felici. Tranne il pappagallo. Pappagallo è impagliato, non è un wobblehead. Buongiorno mondo. Sì, mi sembra di vedere una sorta di miniera laggiù. Una miniera di ferro. Beh, io al ferro non dico di no. Tuttavia dico di sì a Valsoia. No, questo video non è sponsorizzato da Valsoia. Un deposito per la pelle. Un deposito per le bende. Oh. E no, pepepe. Sono accorto adesso che in realtà non l'avevo svuotato. È così che ho perso la pistola allo scorso episodio. Avete visto editando il video che mi sono corretto da solo. Sì, a proposito di correzioni, correggimi delicatamente la rotta.
C'è qualcosa di violaceo là sotto? Credo che... Eh sì, ho un pochettino la rotta. Ah no, no, aspetta, tanto arriviamo di sbiego. Porca miseria, abbiamo quasi finito la carica del nostro motore. Atterrami più o meno qui, perché ci sono comunque un po' di alberi. No, atterrami un po' più là, un po' più là, un po' più là, un po' più là. E vabbè, vaffanclub allora. Guarda roba che abbiamo, sia cristalli che frutti alieni. Mi piace quello che vedo. Allora, ritornando a noi, aspettate che faccio il punto della situazione. Ok, ci serve l'ascia. Il piccone va decisamente poco, una cifra, riparato. Avevo ancora corde nell'inventario. Sniaga tutto qua, perfetto, scusate, eh. Oh, ma c'è un frutto anche laggiù. Guardate bene sopra la mola. Ok, adesso ci sono le scintille lì che lo coprono. Ma, sì, quello laggiù è un frutto alieno. Ma ancora il binocolo nell'inventario. Lonino, devi imparare a svuotare sti cocchi di inventari. Non è un concetto difficile. Comunque, ho la vaga impressione che da quando facciamo la lama alle nostre armi, per qualche mistero alieno, molto probabilmente, le abbiamo rese indistruttibili. Oh, oh, bene, 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 bene. Ok, il resto lo possiamo casomai scaricare qui, tutto quello che non ci serve. Una chest la possiamo anche lasciare, però abbiamo tante risorse che ci rompono le palle. Per dover di cronaca, senti, alcol, aspettami qui. Te di cosa hai bisogno? Lingotti. Una bella girata alla manopola. In effetti, per terminare la costruzione del piano inferiore, mi serviranno decisamente... Vai così e vai colà. Dicevo, molti ma molti più chiodi e decisamente molta ma molta più legna. Ok, se il bastardone non arriva a sbranarmi la faccia, io ne approfitto senza il benché minimo rispetto. Quindi più ci avviciniamo alla fine e più cose aliene ci spawnano. Oh... Va bene, lo accetto molto passivamente e recuperiamo anche questo frutto. È l'unico frutto dell'amor. È quello alieno, è quello alieno. Beh, io ho un deposito di carbone, non gli dico di no, anche perché ne ho usato un bel po'. Oh, oh mio Dio, dite che le possiamo coltivare le piante aliene? Molto probabilmente no, ma è altresì vero che non ci ho provato. Ciccio, ho capito, c'hai sete, c'hai fame, c'hai le tue cose, date una calmata, ecco qua. Non voglio consumare tutti i frutti alieni perché mi piace vederli all'interno del loro relativo inventario a bordo della zatteronza. Vai così, perfetto. Anzi, tanto che ci siamo, ne approfitto, visto che ne ho consumata una quantità industriale, per recuperare della sabbia. Anche perché questo è il bioma e questa è la zona esterna. Quindi senza il benché minimo rispetto posso tranquillamente recuperare risorse. Aia. Beh, la barretta del cercatore non si illumina. Quindi dal suo punto di vista non sto facendo rumore. Ok, teoria molto sbagliata, teoria spropositamente sbagliata, ma porco cane. Vabbè, 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 dovrei poter tornare dentro prima che arrivi a sbranarmi la faccia. Ah no, si è buggato. Giustamente non so perché nelle zone delle miniere il bastardone si bugga. Vabbè, il problema è che io ho la barretta della stamina, fin tanto che lui non despawna. E qua mi metti l'immane quantità di sabbia che abbiamo accumulato. Mi ha svuotato l'inventario, sì. Abbiamo anche le Crystalloth Alien, che non mi ricordo dove l'ho messo. Ah, sei così imbecille che era praticamente in parte, ma vabbè, dettagli. Olle. Posso fare un deposito per i frutti alieni? Cioè, ne ho due, ma un telone... può sempre sperare. Aio, mi bloccavate. Ok, il bastardo è despawnato, che cosa buona e tanto giusta. Approfittiamone per fare una bella dormita. Ok, a posto. Inventario. Senti, Lorino, fa una bella cosa. Deposita qua intanto tutti i tuoi strumenti in oro. E portati via la pistola della serie si sa mai. Se proprio volessi sparargli così per simpatia. Ok, se nessun cercatore prova a sbranarmi la faccia, io provo a esplorare la miniera. Beh, miniera di che peraltro? Mi sono dimenticato di controllare. Ah, di ferro, giusto, giusto, giusto. E ovviamente lungo la strada ne approfitto perché ho fatto fuori le mie scorte di legna. Questa zona ne è veramente tanto ricca. E in questo punto specifico il cercatore non può spawnare. Quindi il telone ne approfitta per recuperare. Beh no, fibre no. Fibre ne ho anche troppe, gente. Ho una dieta anche troppo ricca di fibra. Ah, wow, buongiorno. Ok, perfetto. Beh, approfittiamone casomai per recuperare un po' di acqua. Che schifo, non mi fa. Oh, e all'improvviso è sceso il buiume. Oh, salnitro, salnitro, vieni da papino. Oh, perfetto. A parte che, signori, abbiamo talmente tante risorse. Un ponte, da quando c'è il ponte? Se ti spacchi o ti rompi, porca la miseria. Dicevo, abbiamo talmente tante risorsine che non mi dovrei lamentare. Posso produrre una quantità spropositata di proiettili. Ok, ci sono anche i punti. I bivi. Fintanto che non ci sono i porchi, il telone è anche felice. Aspettate che c'è salnitro qui e salnitro qua. Ribadisco che un elmo con una lucina si poteva anche craftare, inventare, brevettare, che mi saliva la megaiverata della vita. Però c'è salnitro. Tiro passato davanti e non me ne sono neanche accorto. Ciao piccolo stellino, vieni da papino. E ok, fatemi controllare. Buongiorno signore, anche l'altra galleria. Come va? Tutto bene? Giornata difficile? Sono cose che capitano.
da quest'altra parte ancora. Beh, 7 lonino, ma dopo troppi tasti da ricordarsi. Dicevo ancora sal nitro, riascendi che di sto passo. Oh marone, un altro bivio con morti di qui. Scegliamo la strada con i morti, voglio dire. Tanto ormai peggio di così, vero? Oh marone, dove sto andando? Ok, qua si scende. Ah, è un deposito minerario nascosto. Non so perché, ma quando faccio quella voce lì mi sembra di dire Wingardium Leviosa. Ah, ma vabbè, abbonitenditore, poche parole. E vado anche te. Perfetto, recupera tutte cose. Ah, questo è un deposito di carbone, non mi ero accorto. Cioè, in verità mi sembrava un po' più scurette rispetto al ferro di prima. Oh, carbone extra, chi sono io per lamentarmi? Almeno in questa caverna, di qua non siamo andati, non ci sono i funghi blu da bdi da bdai che provano ad ammazzarti. E voi direte, ma loro erano viola, santo daltonismo. E io che cocchio ne so, per me erano blu. Per fortuna, peraltro, che la nostra lanterna c'ha tipo carburante infinito. Immaginatevi se fosse stata alimentata tipo, che ne so, alcol. Cioè, se mi consumavi l'alcolismo per la luce. Oddio, si è buggata di nuovo. Perché si bugga ogni tanto, scusate. Tocca far così, tocca far colà. Ciuccia chi e ciuccia là. Me la butti giù? Grazie, ciccio, molto gentile. Ora, se si rompe il piccone, tiro tanti di quei porchi. No, 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 no. È diventato immortale. Oh, meglio così, eh? È dai primi episodi che non ricraftiamo un piccone. Ok, dovremmo aver svuotato tutta la zona, Quindi possiamo ripartire all'avventura. Ormai, come ho detto, siamo in arrivo. Quindi, boh, l'ultima zona spero sia il laboratorio di Tesla. Perché mi avete detto che ci sono le cose di Tesla, porca la miseria. Cioè, il gioco l'ha detto, insomma. Ma poi non so se l'hanno aggiunte. Dio, la quantità di etichette visibili è over 9000, è qualcosa di assurdo. Però è carino, cioè, sembra tipo di vedere un negozio, ma insomma ci siamo capiti. Allora depositami qua. Tutta la pelle, perfetto. Tutto così suona male, ma lasciamo stare che è meglio. Potremmo anche fare un deposito delle bende, ma non è questo il contenitore giusto, dannazione. Ah, potrei depositare qua la colla. Ne ho poca, ma vabbè, dettagli. Non posso fare purtroppo il deposito per le bottiglie, visto che il cretino me le consuma tutte. Però, va che bella ordinata. Cioè, sì, c'è ancora sta chest. È un dato di fatto. Però ora posso depositare tutto il minerale di ferro qui dentro. Vai, che mi si svuota tutto il big inventario. Perfetto, qua mettiamo. Non ho altro spazio per il carbone allo stato attuale, quindi lo posso schiacciare qui. Il gioco dice, te lo scordi. Non mi stracciare i maroni. Signori, vediamo di esplorare quindi la zona finale. Ripartiamo all'avventura. Non c'è. Vabbè, tu intanto sgasa via. C'ho tipo il 4% di carica sul motore. Non riesco neanche a virare. Perché mi spingerei tutto verso nord a sto punto. Conscio che ovviamente, guarda caso, proprio nell'ultimo viaggio, credo che sia l'ultimo, abbiamo il vento contro. Abbiamo una location laggiù. Ma mi sa che è la miniera da cui provenivamo. Quindi, casomai, virami dall'altra parte. E cerchiamo di raggiungere più o meno sta zona. Allora, come siamo messi? Male, male. Vi faccio uno spoiler e la risposta è marca puzzonaccia, mi sono cagato in mano. Non ho abbastanza legna per far tutto, purtroppo. Senti, craftami un po' di piattaformine. Cioè, non è che ne devo mettere 8 milioni? Ma almeno quelle che mi permettono di non volare di sotto come un povero P. Odio la mia vita. Ok, 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 abbiamo 45 chiodi. Recupera tutto, cuccati qualche altro lingotto. Cuccati tutto l'alcol come non ci fosse un domani. Dagli una bella pompata. L'unico deposito che non potrò mai fare è il deposito di lingotti di ferro, perché letteralmente non ne ho accumulato praticamente nessuno. Li utilizziamo tutti all'istante, ogni santissima volta. Ok, spero, recupera prima questo. Mamma mia. Ribadisco, potessimo ottimizzare la produttività, il telone sarebbe un survivalista decisamente molto ma molto più felice. Ok, questi sono gli ultimi pavimenti, perché questa scala è tecnicamente un extra. Vedremo poi casomai come gestire il tutto, visto che c'è una porta anche qua sopra. Allo stato attuale non ho la benché minima idea. Però abbiamo tutta la superficie necessaria. Va che bello, mi piace con questa rientranza in effetti. Potrei anche fare una follia, non so se funziona. Ok, li possiamo distruggere. Distruggi la porta, distruggi questo. Ovvero facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto dall'altra parte, una rientranza anche qua. Solo che in questo caso conduce, non mi laggare all'improvviso, al secondo piano. Ok, mi spiego facendovelo vedere. Facciamo una roba del genere, così puoi andare direttamente sopra. E semplicemente qua chiudiamo il tutto con delle pareti. Parete 1, parete 2 e parete 3. Perfetto. Mentre invece al piano di sopra, stiamo andando tantissimo fuori rotta, molto probabilmente abbiamo finito la carica del motore. Facciamo una no, finestre non ne metto, chiudi così, perfetto. Ed in parte ci mettiamo
una bellissima porticina. Sì, ora il tavolo è praticamente in mezzo al culo, per dover di cronaca, ma dopo casomai lo sposto. Vedo qualcosa davanti a noi? Non ne sono pienamente sicuro. Aspetta, no, stavo per virare con l'alcol. Lasciamo stare. Mi pare una reazione un po' eccessiva. Intanto butta tutto qua. Perfetto, per fortuna che abbiamo una quantità spropositata di carbone. No, non credo sia un punto d'atterraggio, non vedo praticamente nulla. Già, è una zona vuota, probabilmente ci saranno un po' di risorsine, ma, come ho detto, siamo non messi bene di più. Sto punto lo tengo sempre, se mai che vogliamo scendere di prepotenza. Ok, in attesa di vedere qualcosa, marone. Fa strano, ma possiamo anche lasciarla così. Dicevo, fatemi solo craftare una porticina, sperando di avere risorse. Spado anche te. Ok, tavolo. Ti dobbiamo disinstallare, porta pazienza, casomai non lo metto, perché non è che ci sia tanto spazio adesso che abbiamo ristretto la zona, purtroppo. Signori, credo di aver avvistato la nostra destinazione. Se notate bene, c'è una zona con il terreno più chiaro. Da quella parte il vento mi aveva portato, wow, che roba, tantissimo fuori rotta. E il sole sta anche calando, quindi devo darmi una mossa. Ah, che bella la mia zatteronza. Aspettate che raccolgo un po' di frutta, perché se qualcuno se lo stesse domandando... No, non voglio utilizzare i frutti che abbiamo accumulato perché sono troppo bellini. Guarda. Ah, non vedo niente. Nel frattempo ho fatto una bella dormita, molto rapida e veloce. Così è più facile che esplorare la prossima location. Tu come sei messo? Cosa ti manca? Ti manca alcol? Non dirlo a me, guarda Ciccio, lascia stare che è meglio. Cucati lingotti. Ecco qua, perfetto, e mi recupero solo 10 chiodi. Non è il laboratorio di Tesla? Ah, la villa abbandonata a parte... Oh no, non finisce mai bene. Mi sa che il laboratorio di Tesla non è stato ancora aggiunto, forse... Ah, è un to be continued? No, in effetti è vero, volevano farlo in multiplayer, ma sappiamo tutti bene come è andata a finire. Quindi questa sì è l'ultima location. Ma no, ma no, non c'è neanche il Wobbled, ma che tristezza perché l'abbiamo già trovato. Che cerchiamo di... Vento, 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 vento. Ti vento la nonna, porca miseria. Terra, 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 terra. Ma com'è atterrare vicino? Ma che tristezza, palate. Ma guarda, sono finito fuori rotta tantissimo. Ma che due maronzoli. Ok, buongiornissimo. Fatemi vedere questa entrata. È un po' fortina da vedere, Non dico di no. Ma questo passo al convento, chi sono io per lamentarmi? È uno che non c'è neanche... Temo le risorse per finire le paretozze. Avevo detto che le finivo, quindi il telone. E un ometto che di tanto in tanto, se si ricorda, incrociamo le dita e tutte cose, rispetta le promesse. Mettimi un paio di finestre anche qua. E per il resto andiamo di paretozze nude e crude. Ti prego, dimmi che ho abbastanza risorse per chiuderlo. Fammelo meno chiudere, te lo chiedo in ginocchio. Sì, sì. Mancano le finestre e tutto, mancano le luci. Però va che Uber magazzino che non ti viene qua. Ah, beh, ragazzi, mi sa che il tavolo alla fine lo metto qua. Mangio assieme le mie risorse. Tristezza a palate, guardi, al massimo possiamo... Nulla, Lonino, ti manca il ferro, hai voluto usare tutti i lingotti. Ecco, questo è il risultato, che non c'hai mai ferro, se non per craftare chiodi. Tu e i chiodi ormai avete un rapporto quasi carnale. Ad ogni modo, ritornando a noi, finalmente posso mettere la porticina. Aspetta un attimo, ma io non avevo un... No, non volevo la mappa. Un coso di... un tappetino, eccolo qua. Vediamo un po', lo posso mettere tipo qua davanti. Ci sta, perfetto, aspetta. Lo possiamo anche girare, sì. Abbiamo la tecnologia per ruotarlo. Ecco qua, così ti pulisci i piedi quando entri. Ma che figata, mi piace veramente un sacco. Bene, 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 bene. Mi piace, potevamo mettere mezzo legno in più qua, eh. Ogni tanto sbrunft che mi ci finisce il piede in mezzo. Ma insomma, ci siamo capiti. Gioco, me li crafti un po' di chiodi, grazie molto gentile, altri 10. Perché allo stato attuale, visto che da qua non si sale più, devo mettere un po' di cosi, di corrimano, perché sennò prima o poi io volo di sotto. Tanto posso passare in mezzo a... aspetta, buongiorno, o saltare sopra in... no, no, qua, in qualche modo, aspetta, ce la puoi fare, fiducente, ok. Meglio che nulla, come ho detto, saltello sopra, finché non volo di sotto, siamo tutti felici e contenti. Però non è male, metterei solo un po' di luci esterne della serie giusto per... Purtroppo non hanno messo le luci a parete, altrimenti sarei stato un ometto non felice di più. Questo è un po' bruttarello, ma vabbè, ragazzi, bisogna accontentarsi nella vita. Che poi, scusate, sono il telone di 3 ore dopo, stavo editando il video, e mi è venuto in mente che tecnicamente abbiamo le rampe. Le posso utilizzare se me la metti così... Ok, credo che abbiate capito dove voglio andare a parare... Qua mi dovrebbe permettere di chiudere tutto. Vai. Aspetta, aspettate che devo essere super uber. Dai, vicino al... Oh, fastidio. L'ho visto, sbadò anche te. Aha. Mi permette di chiudere omogeneamente il tutto. E qui dovrei poter salire. Aspettate. Olè. In tutta tranquillità. Molto più carino.
a mio avviso. Signori, siamo onesti, la fine di questo gioco è ormai giunta. Come ho detto, un vero peccato, mi mancherà veramente un sacco. E onestamente non pensavo che la zatteronza vi mancasse così tanto. È stato un piacere rigiocarci. Peccato, veramente un peccato assurdo. Direi di concludere in bellezza facendo fuori il bastardone. Oh, a quanto pare la pistola non era carica. Evitiamo di far minchiatelo, Nino. Facciamo fuori l'ultimo cercatore, che sapete molto bene ama spawnare da queste parti. Salve signore, buongiorno signore. Oh, forse devo pigliarlo per forza al cuore. Non so se era un requisito necessario, indispensabile. Porca miseria, l'ho mancato, ok. Signore, 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 non dobbiamo per forza ripetere queste animazioni 8 milioni di volte. Ok, vediamo dove va lui. Vuoi ricaricarmi la pistola intanto? Vai, 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 vai. Ciccio, no, vai, c'è il muretto. Oh, che si nasconde dietro il muretto così si protegge il cuore. E, ah, eccoci qua, che bello. Di nuovo un'altra coltella. Ho sbagliato a cliccare, sono un pirlo. Ah, comunque si mette in un angolino. Corri, Lonino, veloce. Prima che il bastardo si giri. Aspetta, 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 dammi 10 secondi. Dove è andato? No, signore, signore, sono da questa parte. Buon uomo, buon seeker. Devo concludere la serie, scusi. Non c'è altro per noi, purtroppo. Che sta facendo? Signore, sono da questa parte. No, l'ho mancato. Aspetta, aspetta, aspetta. Madonna. Ma porcaccia la miseriaccia. E allora dillo che mi odi proprio una cifra. Quanti proiettili ho ancora? Ne ho ancora due. Se canno questa mi sparo in faccia da solo. No, 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 no. Guarda, sei anche di parte la tomba. Ok, perfetto. Morto con penetrato male, che cosa buona. E tanto, giusta. Signori, dicevo che per questa serie purtroppo è tutto. Se mai, ma dubito, lo aggiornassero, io ci torno. Riprendiamo, non dico da dove abbiamo interrotto, perché mi aprite. Oh, morone, che spavento. Chi è che l'ha parcheggiato qua, questo? Ho capito che lo spawn è randomico. Dicevo, qualora lo aggiornassero è abbastanza ovvio che i salvataggi non saranno più validi, quindi dovremmo rifare tutto da capo. Ma ormai abbiamo creato talmente tante versioni della zatteronza che non è un grande problema. Senti, la testa di minchia, ma me la metti? Volevo piazzarla lì, il gioco dice manco per il cocchio. No, no, non lo vuole. Vabbè, senti, mettilo qua sopra, perfetto, che sembra che sia per leccare le risorse. Dicevo, casomai ci torniamo se lo aggiornassero, magari fra 2-3 anni vado... Ehi, vi ricordate quel gioco di 6 anni fa che non hanno più aggiornato? Vedremo come si evolverà la codesta situazione, però sono soddisfatto della nostra nuova zatteronza, che spettacolo. Almeno lo modassero i giocatori, ma purtroppo era un gioco che era molto di nicchia. Nei commenti, signori, allora fatemi sapere cosa ne pensate. Ringrazio tutti quelli che hanno seguito nuovamente la serie fino alla fine. E noi ci vedremo, chissà, probabilmente fra 2-3 anni ancora una volta su Desert Skies, quel gioco... di tanti anni fa che purtroppo non finiranno mai. Ciao ciao!